Mercoledì 1 aprile, una cordiale buonasera, ben ritrovati a voi tutti in onda con voi. No, non è un pesce, oggi parliamo di uova e conigli di cioccolato, ma anche di un compleanno molto importante, quello di Banca Stato. Quindi che ne dite? Partiamo subito con Giroconto. E 100 anni di vita, ne parliamo oggi con il responsabile della clientela aziendale dell'agenzia di Chiasso di Banca Stato. Benvenuto, ciao. Grazie. A Gilberto Pittaluga. Grazie. Allora Gilberto, abbiamo detto un compleanno importante, iniziamo a raccontare a chi ci segue da casa come è nata l'idea di una banca cantonale. Allora, la Banca dello Stato del Canton Ticino nasce sulle ceneri della Banca Cantonale Ticinese. Quest'ultima è stata costituita nel 1859 e lo Stato ne deteneva una partecipazione del 10%, quindi una partecipazione minoritaria. Dopodiché, alla fine del 1800, ci sono stati degli errati investimenti speculativi che hanno portato a delle perdite importanti. Da qui ci sono stati degli interventi da parte di due banche cantonali, in primis la Banca Cantonale di Zurigo e quella del Canton Vaud, con dei prestiti a sostegno della allora Banca Cantonale Ticinese. Ecco, cosa insomma significava per l'epoca, cosa ha significato un fallimento di questo, di questa entità, no? Di questo genere? È stato molto drammatico, perché alla fine nel 1890 lo Stato esce dalla Banca Cantonale Ticinese, la vecchia Banca Cantonale Ticinese, vende la propria partecipazione e arriviamo nel 1900, inizio 1900, con tutti i problemi del pre-guerra, prima guerra mondiale, quindi crisi economica molto importante, e la banca fallisce, come dicevi tu, la banca fallisce. Quindi c'è stato un duro colpo per tutta il Canton Ticino. Poi cosa succede? Gli anni passano. Gli anni passano, la banca cresce e comunque questo duro colpo ha segnato veramente tanto il cantone, perché diciamo così, in ordine di grandezza c'è stata una perdita sul risparmio dei ticinesi di circa 40 milioni di franchi, il che vuol dire grosso modo la metà di tutta la parte risparmio esistente nel cantone a quell'epoca. Se vogliamo fare un paragone dei 40 milioni, cosa vogliono dire oggi? Sono 10 miliardi di franchi svizzeri, insomma. Il che è una cifra veramente molto importante, quindi tracollo finanziario completo. Ecco, parliamo di evoluzioni più vicine a noi, degli ultimi decenni. Quali sono state le più importanti? Ma diciamo che la banca si è evoluta sia a livello informatico, con degli investimenti molto importanti a livello informatico, c'è stata una strategia implementata su 5 anni, e quindi tutti questi investimenti fanno sì che la banca ha creato una certa rete anche di agenzie che permette di avvicinare la popolazione in tutto il territorio. Allora, un secolo insomma importante, un compleanno importante, come lo state festeggiando? I festeggiamenti sono parecchi, sono praticamente ogni mese ci sono i vari festeggiamenti nelle varie regioni e c'è un festeggiamento importante centrale che avrà luogo durante il mese settembre. Ecco, parliamo proprio di questo, no? Diamo qualche anticipazione. Ecco, qui praticamente ci sarà un'importante esposizione fotografica a Castelgrande di Bellinzona, dove esporranno 10 fotografi contemporanei e 10 del passato, e faranno una carrellata di fotografie su come vedono l'evoluzione del Canton Ticino in questi 100 anni. Io ricordo a chi ci segue da casa che insomma, per avere maggiori informazioni comunque c'è il sito internet www.bancastato.ch/centenario, dove è possibile trovare esatto tutte le date dei vari appuntamenti, dei vari incontri. Allora, finora che riscontro avete avuto? Se non ho capito male, avete iniziato già insomma da qualche mese, giusto? Esatto, il riscontro è stato molto positivo, c'è una grossa affluenza di pubblico, la gente è molto contenta di questo avvicinarsi della banca alla popolazione,
e abbiamo avuto un riscontro veramente ottimo in questi primi mesi. Ecco, festeggiamenti rima anche con eventi, ma ci sono solo eventi? C'è anche qualcos'altro? No, rima anche con Varini, che ha esposto una sua opera nella sala dell'atrio della Banca dello Stato nella sede principale di Bellinzona, in una versione prospettica. Quindi è un dipinto sul muro, sulla struttura della banca, in versione prospettica, e a seconda di come ci si posiziona all'interno di questa struttura, si può vedere la costruzione in modo unito, diciamo così. Ma io ho avuto modo, il piacere di vedere quest'opera e devo dire che l'effetto è davvero molto, molto, bisogna vederla è molto importante, molto importante, e bisogna vederla con, insomma, con gli occhi. Esatto, invito già sin d'ora la popolazione a entrare per poterla vedere. A visitare. Gilberto Pittaluga, io intanto ti ringrazio per queste informazioni. Avremo sicuramente modo per conoscere altri eventi, magari ospitare anche insomma, persone che aiuteranno, no, a festeggiare questo anniversario. Se sei d'accordo, io qui ho visto, ho detto che parliamo di uova di cioccolato, di conigli. Sì. Andiamo a raggiungere l'altra ospite. Vieni con me, dai. Allora, bentornata ad Alessandra Alberti, ricordo, direttrice della Cioccolastella di Giubiasco. Ciao Alessandra, come stai? Buonasera a tutti, bene, grazie. Buonasera a te. Io vedo che ci hai portato delle cose meravigliose, lo dico, mi sta già venendo l'acquolina in bocca, magari tu sei abituata perché lei in negozi, insomma, tutti i giorni. A te non è un Io po' sono di... molto goloso, quindi... anche tu, bene, allora bisogna chiudere la cioccolata. No, comunque, io vedo già questo coniglio grande, ecco, ma come si fanno a realizzare cose belle? Sarebbe buonissimo anche da mangiare, ma da vedere è splendido. Questo è veramente particolare, di una dimensione un po' diversa dal solito. In effetti questo è fatto artigianalmente a mano e quindi ha un processo di lavorazione ancora più lungo di quelli tradizionali. Cos'è? Cioccolata al latte? Questo è cioccolato al latte, cioccolato nero, fondente e cioccolato bianco. E qui ci sono vari processi di produzione prima di poterlo avere in forma finale, perché bisogna iniziare le decorazioni del cioccolato fondente, farle asciugare, poi cominciare con quelle bianche e infine cercare di distribuire il cioccolato al latte ovunque nella forma. Vedo anche le uova, cosa sono, di marzapane? Bravissimo, alla fine bisogna poi decorarlo con tutte le uova di vari colori. E questa è un'altra attività che a volte dispiace, no? Aprire la confezione, sono così belle e sempre più ricercate. Senti Alessandra, la produzione di cioccolata in questi periodi immagino aumenta in modo importante. Ma bisogna dire che la Pasqua è ancora un periodo in cui le persone, la gente apprezza regalare qualcosa di cioccolato e anche gustare vari tipi di cioccolato, quindi i periodi precedenti alla Pasqua sono sicuramente impegnativi, un po' quasi come quelli di Natale. Senti, è una tradizione ancora molto, molto seguita? Sì, direi di sì, ci sono ancora richieste molto tradizionali come appunto uova, ovine di varie dimensioni, conigli, è vero che ci sono sempre più forme diverse, gusti diversi, decorazioni diverse, però sono prodotti che c'erano già un tempo, che sono evoluti, ma che fanno sempre molto piacere. Gilberto, tu preferisci, non so, uova, conigli, hai qualche preferenza? Per te la tradizione cos'è nel campo, insomma, della... Diciamo che dolci. Uova o coniglio è indifferente, preferisco il cioccolato nero. Ah, ecco, il cioccolato però nero. Però è un gusto così. Sì. Devo dire, io il cioccolato nero l'ho apprezzato col tempo. Mi ricordo recentemente adesso ero più per il cioccolato, ma cambiano i gusti anche. Ma è così, che è vero che a livello svizzero siamo ancora i maggiori consumatori di cioccolato al latte, però sempre più la gente... non solo Gilberto, ma tanti altri apprezzano il cioccolato nero e anche i bambini, quando vengono a visitare la fabbrica, fino a poco fa tutti cercavano il cioccolato nero, il cioccolato bianco, il cioccolato al latte, e sempre più si vede che si abituano. Chissà anche perché. A casa e apprezzano il cioccolato fondente con una percentuale di cacao anche abbastanza elevata, quindi è una tendenza sicuramente anche nel nostro paese. Ecco, immagino che nel vostro settore ci sia comunque una concorrenza abbastanza agguerrita, no? nel settore anche proprio del cioccolato. Voi come vi differenziate?
Ma in Svizzera siamo 18 i produttori di cioccolato affiliati all'associazione Svizzera Choco Suisse e ognuno si è organizzato per riempire una certa nicchia. Noi abbiamo seguito la nicchia un po' delle specialità, il cioccolato biologico e fair trade per il commercio eco, il cioccolato senza aggiunta di zucchero, il cioccolato con ingredienti un po' regionali. Il cioccolato, adesso c'è anche sempre più la tematica delle allergie, delle intolleranze, quindi il cioccolato senza lattosio, il cioccolato vegano, tutte un po' queste specialità che vengono sempre più apprezzati da grandi e piccini. Ma ecco, cambiano le esigenze dei consumatori, ecco, ma a livello industriale adattare una produzione, uno dice a casa cambio la ricetta ed è subito chiaro. Fatto, ma stare al passo con la produzione, con l'industria, che cosa significa? È vero che è una sfida interessante, perché bisogna comunque in una fabbrica avere determinati quantitativi minimi per poter produrre una determinata ricetta. La nostra dimensione ci permette però di specializzarci in tante di queste particolarità, come anche il cioccolato alla fragola, il cioccolato con ingredienti un po'. L'hai portato producendo. Qua? No? Sì, alcuni coniglietti alla fragola. Prendiamo nota, poi anche per tutti qua. Scusa. Però effettivamente è una sfida, ma è importante specializzarsi in prodotti un po' di nicchia, di qualità, per poter trovare lo spazio sia a livello locale che a livello internazionale. Per far conoscere le nostre specialità. I gusti variano? Appunto a livello di regione. Nel senso, appunto, dicevo, in Svizzera siamo i maggiori consumatori al mondo in assoluto di cioccolato e soprattutto ancora cioccolato al latte, anche se il fondente nero aumenta. Ci sono i paesi invece della zona mediterranea che amano soprattutto il cioccolato nero, più nero è meglio, fino ad arrivare addirittura a un 100% di cacao. I paesi del nord invece apprezzano ancora molto anche il cioccolato bianco, il cioccolato bianco con tante aggiunte diverse. Dipende proprio un po' dalla regione, dalle tradizioni, dei gusti dei vari paesi. Sì. Ascolta, il franco, voi siete un'azienda anche di esportazione, no? Evidentemente. Il francoforte ha influito sulla vostra attività, Alessandra? Ma sì, noi appunto queste specialità le vendiamo in Ticino, in Svizzera, ma anche in 50 paesi diversi nel mondo, quindi parecchi anche in Europa. Quindi questo cambiamento, questa decisione della Banca Nazionale ha sicuramente influenzato anche la nostra attività, perché appunto esportando in tanta parte in Europa è normale, è logico che è una sfida in più, una sfida da non sottovalutare, che crea qualche difficoltà iniziale. Certamente, che però ci impegna ancora a diventare più innovativi, più diversi, più flessibili, più bravi per poter riuscire a fare apprezzare il prodotto svizzero in tutto il mondo. Insomma, lì scatta davvero l'imprenditorialità e bisogna risolvere le cose e in un modo o nell'altro si arriva. Approfitto di Gilberto anche per chiedere magari una sua opinione su questo aspetto, no, del francoforte, e quali sono le previsioni? Ma diciamo che è molto difficile fare previsioni, però ritengo che il franco svizzero rimarrà forte, anche perché comunque la Comunione Europea ha ancora svariati problemi da risolvere e il franco svizzero è sempre la moneta rifugio e manterrà il suo valore ancora per un po'. Volevi aggiungere qualcosa, Alessandra? Torniamo ai discorsi al dolce, quindi a discorsi più dolci. Ci sono ricette particolari per realizzare queste meraviglie di cioccolato? Ma bisogna dire che i prodotti pasquali, i conigli soprattutto, sono partiti appunto con una base di cioccolato al latte, ma adesso, visto che i gusti evolvono, anche i prodotti pasquali evolgono, e oltre le ricette un po' con gusti diversi abbiamo anche i conigli e le ovette biologiche, perché anche queste sono sempre più apprezzate. Ti posso chiedere una cosa? Quando parliamo di appunto con cioccolata biologica, ci spieghi bene che cosa intendiamo? Il cioccolato biologico è prodotto con materie prime e biologiche, certificate biologiche, che vuol dire che tutte le materie prime sono state coltivate senza aggiunta di sostanze chimiche.
E questi ci sono controlli molto severi sia dai produttori delle materie prime e sia al nostro interno si viene a controllare che la produzione sia ben separata, che segua determinate regole e che venga giustamente anche imballata e confezionata. Comunque il prodotto biologico è anche una nicchia, e soprattutto biologico e fair trade, per il commercio eco, che è molto più, è sempre più apprezzata sia a livello nostro ma sia anche a livello internazionale. Che cosa significa, Alessandra, lavorare in una fabbrica, per una fabbrica di cioccolato? Prima di tutto bisogna essere un po' golosi perché abbiamo tante degustazioni durante l'arco della giornata e poi è vero, sempre in magnifica forma, eh? No, è vero che poi abbiamo tante scale, tanti reparti diversi, quindi abbiamo un bel movimento all'interno della fabbrica. E poi è vero che alla sera poi si apprezzano i prodotti salati, perché con le varie degustazioni. No, a parte gli scherzi, appunto, oltre che essere un po' golosi, è comunque un settore molto affascinante, anche quello del dolciario. Siamo anche contenti perché in Ticino abbiamo introdotto proprio quest'anno un nuovo tipo di apprendistato, cioè? Di tecnico alimentarista, cioè finora noi avevamo i vari ingegneri alimentari del tecnico, del politecnico, adesso c'è anche una formazione professionale di 3 anni. E noi con qualche altra azienda abbiamo cominciato con questo tipo di formazione e pensiamo che sia per i giovani che per le realtà produttive ticinesi possa essere una formazione interessante. A proposito di giovani, ci sono ancora giovani che vogliono imparare questo mestiere, che poi è anche un'arte? Sì, effettivamente l'imparare un mestiere è qualcosa di molto importante. È qualcosa che si vuole ancora far conoscere sempre più nei vari settori, sia industriali che artigianali, perché ci sono delle belle attività e degli belli sbocchi, delle belle carriere, anche partendo da una formazione professionale. La Svizzera nell'immaginario collettivo è anche conosciuta per il suo cioccolato, no? Ma noi siamo ancora dei grandi consumatori di cioccolato, o non è così? Sì, siamo sempre il numero uno nella lista dei consumatori di cioccolato al mondo, con circa 12 kg pro capite all'anno, seguiti da Austria, Germania, molto vicini, ma poi abbiamo anche paesi vicini che hanno un consumo molto inferiore. Ad esempio, se pensiamo alla nostra vicina Italia, i consumatori italiani hanno una media di 5,6 kg all'anno, quindi c'è ancora un margine di sviluppo molto, molto grande. Per non pensare poi ai paesi più lontani, ad esempio Cina, dove si consuma dai 200 ai 300 grammi di cioccolato pro capite all'anno. Insomma. Allora, il tempo è praticamente scaduto. Gilberto, che uovo, coniglio, uova, prendi? Coniglio grande. Mi sembra giusto. Come ospite, io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti. Grazie mille ad Alessandra Alberti e grazie ancora a Gilberto Pittaluga. Buona Pasqua, buone feste. Grazie. Io vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento in onda con voi con una nuova puntata, e per domani con voi ci sarà Martina Cameroni. Ciao, buona serata.